Salve a tutti amici, sono Nicron e benvenuti in questo nuovo video. Vi porto nuovamente KOTOR. Siamo con il nostro Nicron. Abbiamo avuto a che fare con le battaglie, il primo scontro. Abbiamo sconfitto Occhio di Falco Duncan. Adesso abbiamo altri scontri. Se vogliamo scalare la vetta dell'arena di Agur, che abbiamo Twitch, che non è la piattaforma ma è un guerriero. E allora, cosa facciamo ragazzi? Allora, abbiamo diversi obiettivi, andiamo a controllare un po' l'inventario, vediamo un po' che missione abbiamo. Allora, l'arena dei duelli ha ottenuto la debolezza di Duncan è leggendaria. Siamo stati invitati a una festa da parte di un Sith, quindi possiamo avere una buona occasione per intrufolarci e capire un po' le sorti di Bastila, se ne sanno qualcosa. La taglia su Dia ci ha spiegato che praticamente a Holdan gli ha messo una taglia. Vediamo un po'. Missioni attive. Ok, le regole del Pazak per giocare alle carte. Sì, siamo in trasporto rapido, quello per muoversi rapidamente da un posto all'altro sulla mappa di gioco. E allora, vediamo un po' di esplorare un po' tutto, perché già diversi giorni che non ci gioco, quindi magari mi sono perso qualcosa. Jergan. No hard feelings. Surely you understand what I'm talking about. I'd guess you've non vuole essere disturbato sto tizio. Nobile Aetaris. Why are you speaking to me? Can't you tell? Get away from me. Altro estremamente irrispettoso. Vabbè, mi sa ragazzi che l'unica scelta è provare a vincere un secondo scontro nell'arena di Ajuk. Proviamoci. Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. We have a very special presentation in endless corner. One of the greats, a man so tough, even a disfiguring injury couldn't end his career. Ok. Ha un blaster. Quindi attaccherà dalla distanza, quindi direi di piazzargli subito una granata a fermentazione, anzi due, e poi lo attacchiamo con le spade. Via! Non è stato necessario avvicinarsi, l'abbiamo eliminato con le granate. È stato molto facile questo. Ok. E poi esperienza. Ciao. You beat me fair and square, stranger. But if I still had the use of my fingers, you wouldn't have won. Direi proprio di no con le granate, però dai, ci sta. Se il gioco li prevede. Prendiamo un po' di soldi. Ok. Ice. Con la donna, Ladies and gentlemen, draw your eyes. Ancora ci sono i residui dell'esplosione di prima, Anche lei ha un blaster. Che dite ragazzi? Proviamo la stessa strategia? Sì. Vediamo se funziona. Proviamo a picchiarla adesso. Ok, ragazzi, li ho tutti così. Dov'è la cara Ice? I've never been one to shy away from the cold, hard truth. So I'll just come right out and say, no good, very good. Ma se non sbaglio sono rimasti sto tizio, l'anziano con la spada vibro lama, doppia lama, e Twitch. Allora, per adesso ragazzi io direi che, anzi, ci è andata benissimo fino adesso, quindi andiamo da qualche altra parte. Allora, andiamo via, facciamo altro, che oltre agli scontri all'interno della nostra
Ragazzi, se notate delle differenze, qui ci sono, c'è gente che ci aspetta, con le spade sguainate su Talis, soltanto i blaster si vedono. Stavo dicendo, sto utilizzando Reshade per aumentare un po' la qualità grafica. Infatti vedete, se premo il tasto home si apre, guardate la differenza di ombra, ragazzi, è completamente un passo in avanti. Invece di ottimizzare o di applicare filtri, basta attivare questo Eye Adaption e migliora notevolmente la qualità della gamma nel gioco. Quindi facciamo prima che andare a impostare i parametri del gioco, anche perché sono già dei parametri prestabiliti, e devo dire che fa il suo bel cambiamento. Dicevo, questi qua cosa cavolo vogliono? Ah, direttamente, non c'è neanche... Ah, Ganalavin ci ha mandato i suoi scagnozzi. Ok, ragazzi. Fatevi sotto! Guarda che bastarda. Daddy. Prima mi mandi leggenda per ammazzarmi. Ok. Ready. E la tizia è nuovamente sfuggita. È andata via. Non sappiamo quale direzione abbia preso, vabbè, non mi interessa tantissimo. Vediamo se possiamo recuperare qualcosa in queste casse. No, soltanto pura estetica. Ok, esploriamo la città. Ci sono questi coi blaster, cacciatori di taglie. Ce le troviamo tutte noi, le rogne. Here, I've got 50 credit. Sorry, you're out of time. But I don't. Vieni con noi. No, help! Somebody help! I know we have to be careful about drawing attention to ourselves. Perché spalle. Hold on a second. Looks like we. Ok, facciamoli fuori. Sono problematici questi qui, oh. È stato facilissimo. Allora, non so se è bello dei debiti per un criminale, continua a mandare cacciatori di te finché... Ok, posso aiutare. Va bene, tieniti i soldi. You're giving him 100 credits? Now I can pay off Davik. You've said. Ok, abbiamo aiutato il tizio. 50 crediti. Guarda caso, ragazzi, quelli che gli abbiamo appena dato in dono li abbiamo trovati sui resti dei cadaveri. Quindi non abbiamo perso nulla, anzi, abbiamo ottenuto delle buone. Buoni punti dal punto di vista del lato della luce. You see, I'm busy with my duties. Go talk to Z. Questo è un centro medico con i droni. Zeccaforn. Still, you're welcome here. I'll not have it said that Zeccaforn refused to help somebody just because. Do you require healing or medical supplies? I can treat almost any injury or ailment right here at the medical. Malattia di Ragul. A terrible affliction has plagued Terrace for many generations. It is spread by the Rakgoons. Horrible. Prolonged exposure to the Undercity breeds the disease, and those infected will eventually mutate into Rakgoons themselves. Bestie mutogene, un po' come il morbo degli zombie, che praticamente poi ti muta in essi. Esiste una cura? There is no antidote for the disease. Though I heard the Republic scientists at the military base here on Terrace were close to perfecting a... They overran the military base, and now they refuse to allow anyone access to the laboratories inside. The Sith are... If I could just get my hands on a sample of that serum, the Rakgul disease would be wiped from the face of Terrace forever. Semplicissima. I don't see how anyone could get their hands on that serum. The military base is crawling with Sith guard. I suppose the Sith patrols in the Undercity might have a sample of the serum on them. If they hadn't already, but I doubt a patrol would just hand the serum over, and nobody is stupid enough to attack on the. Please don't say that.
If the Sith hear you, they might think I'm suggesting you start attack. I only mentioned the serum because you asked. I don't actually expect anyone to get... Già il tizio omertoso ci mancava. It will just take me a moment while I examine. Ok, quindi se abbiamo bisogno, ragazzi, welcome possiamo back. Venire da Zelka Forn per farci curare. Vediamo cosa è in vendita. Medipack ne abbiamo noi. Ah no, lui ne ha 5. Antidoti infiniti. Medpack infiniti. C'è l'adrenalinica, forza adrenalinica, vabbè, ok, non mi interessano. Oggetti che trovo comunemente in giro. Ready. Vediamo se possiamo aprire questa porta. On it. It's open. What are you doing? Don't go in there. That... Il tizio aveva dei segreti molto visibili. Nothing. This isn't your concern, just... Semplicissimo. I better tell you what's going on. Direi meglio che parli. Since the space battle overhead, people have been secretly bringing in these Republic soldiers who crash landed on the planet. I had to take them in. Their injuries are terrible. Most won't survive. But at least I can make their last days more comfortable. Well, for that you have my thanks. It's good to know that at least some of these men ended up in compassionate hands. I hate to imagine what the Sith would do if they discovered these soldiers here. I'm afraid there's nothing more anyone can do for these soldiers. Ok. Welcome back. Vediamo se c'è altro. I am. All I know is what I was told by the people who brought these Republic soldiers here for. Goodbye. Vabbè, i Gucci, ragazzi, si trovano nei bassi fondi qua, andiamo a esaminare da vicino. Ci sono due soldati della Repubblica in riabilitazione. Che hanno posture un po' stranissime, quasi buggato pure la camera. Ok. Il droide protocollare medico. Psst, you there. Wait a minute. Che vuole sto tizio? Zelka isn't the only one who wants to get his hands on the Rakkul serum. David Kang. Oh, come on. Everybody knows who David Kang is. He's the big boss around here. I prefer to think of him as a role model. He started with nothing, and now he's got... Davik's interested in anything that can turn a profit. He could make a fortune sell... Look, Zelka can't afford to pay me much. If you sell the serum to Davik... Davik isn't the kind of guy you could just walk up to, you know. He likes to... The best thing to do is to take the Rakkul serum to Zax. He runs the Lower City Bounty Office, but everyone knows he also... And then only the rich could afford the cure. If you find the Rakkul serum, just take it to Zax in the Lower... Vabbè ragazzi, qui c'è Gurney che praticamente ci ha proposto una scelta alternativa. Quella di non cedere gratuitamente l'eventuale siero che troveremo, se lo troveremo comunque, e quindi di venderlo a Zax per molti più soldi. Ok, dovremmo essere in cima alla città, porta standard, ci sono gli appartamenti. Penso che sia questo il quartiere più alto di Taris. Andiamo a verificare tutto quello che troviamo in giro. Che c'hanno altri tre cittadini carichi di rabbia. Gordon Cole. Friends and fellow humans, I bring you a warning. A warning of a great plague spreading across our planet. My name is Gorton Kolu. Will you join my cause? We must band together if we are to stop. I am speaking of the hideous looking aliens who walk the world of Taris. The pure razzista. Abbiamo pure il razzista su Taris. That is why I, Gorton Kolu, have formed the anti- You are like all the rest.
You will not see the truth on the day. Come on, we should keep. Se ne trovano di strani tizi qui su Taris, negozio di droidi.